Nel 22° anniversario della strage di Capaci, venerdì 23 maggio, ha preso il via il primo incontro del ciclo Dialoghi sulle mafie a cura del Polo Culturale Pietrasanta, un momento di riflessione pubblico al quale hanno preso parte anche attori, familiari delle vittime e protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, che si sono alternati nell'interpretazione del testo di Giovanni Falcone, letture di cose di Cosa Nostra. Dopo la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, lo Stato, le istituzioni e nell'insieme la società italiana hanno avuto una capacità di reazione non comune. Sono stati inferti colpi durissimi alle mafie. Ricordiamo perché vogliamo condividere un sentimento di dolore e di assenza, non solo per questo, ma perché deve essere l'occasione di riflessione sull'oggi, su dove noi siamo, sulla strada che abbiamo fatto e soprattutto su quella che ancora bisogna fare, che è tanta. Il dialogo sulle mafie, intrecciato a interludi musicali e dibattiti, si inserisce nel Forum Universale delle Culture ed è proseguito al Teatro San Ferdinando di Napoli con lo spettacolo Mater Camorra ed i suoi figli, dedicato alla memoria di Gaetano Montanino. Questi anni sono stati anni di risultati importanti nella lotta contro le mafie, la lotta contro la camorra. E dobbiamo quindi non abbassare la guardia, ma ricordando ciò che è stato, comprendere che la battaglia per liberarci definitivamente da questo fenomeno oppressivo è una battaglia che deve andare fino in fondo e che si può vincere, perché questo è il vero testamento che ci ha lasciato Falcone.